Quando ci siamo confrontati con Giancarlo su questo, sappiamo benissimo quali possono e quali sono i limiti dai quali partiamo. Ma siccome in qualche modo ci sono delle notevoli difficoltà in tal senso, questo ci dà grandi invece opportunità nel momento in cui iniziamo a lavorare a fare grandi risultati, perché se formano tutti già a conoscenza di quello che si fa, avremo meno possibilità, meno probabilità di crescita. Invece qui ci sono veramente tantissime opportunità di crescita. Io impiegherò veramente pochissimi minuti perché non serve replicare ciò che Giancarlo dirà, per cui ho chiesto di fare un'analisi quanto più puntuale e precisa su quelle che sono le monete complementari per permettere a noi stessi di essere ambasciatori di un progetto che anche a Modica può partire. La cosa che ci tengo a sottolineare in premessa è che le monete complementari sono intanto uno strumento antichissimo, contrariamente a quello che si può pensare, cioè, ma è una cosa moderna, nella maniera più assoluta. Esistevano da sempre ed è insito nel concetto stesso di moneta. Secondo, può, perché lo è, basti pensare, ma Giancarlo ce lo dirà bene, a esperienze che in Italia esistono, ma la Svizzera per esempio fa uso di monete complementari in largo uso, può essere uno strumento in cui le economie locali possono partecipare attivamente al superamento della crisi. Sostanzialmente, che cosa sono? È una moneta, così come la moneta fiduciaria, soltanto che diventa fiduciaria e quindi accettata e quindi circolante all'interno di un gruppo di persone e quindi di aziende che la riconoscono come tale. Allora, di fatto che cosa accade? Che le aziende stesse, gli operatori commerciali, riescono ad immettere sul mercato moneta senza avere vincoli che provengono da Bruxelles piuttosto che da fondi monetari internazionali, piuttosto che da banchi centrali. Quindi di fatto tu immetti carta, moneta, moneta e quindi aumenti l'opportunità di attivo circolante e quindi stimoli i consumi, che sono le cose che fanno superare le crisi in un'economia consumistica come la nostra. Accanto a questo si possono creare anche ottimi e validi strumenti di marketing. Per esempio, ma giusto per dare degli accenni, ognuno di noi ha in tasca una tessera, raccolta punti, sconti particolari, però rimane sempre una tessera alla fine della quale ogni tanto la utilizzi, ogni tanto non la utilizzi, ogni tanto la perdi. Invece sappiamo tutti che come aspetto psicologico, se tu hai 10 euro in tasca, tendi a spenderli. Allora, l'idea di una fidelizzazione del cliente attraverso questo strumento anche di marketing, che è la moneta complementare, è quello di dire, bene, ci sono 50 aziende, 100 aziende a Modica che anziché farti il classico sconto, ti accettano una parte del tuo pagamento in questa moneta complementare. Esempio banale, spendi 100 euro, io posso riconoscere un 5% di moneta complementare, bene. Mi paghi 95 euro in euro, 5 euro con moneta complementare. Se tu hai questi soldi in tasca, tenderai a spenderli e tenderai a spenderli laddove questa moneta viene accettata. Ci va poi con questi 5 euro che cosa me ne faccio? Li metto nel circuito, nel senso che devo dare un premio ai miei dipendenti. Bene, darò 50 euro, 50 tarì, vedremo come si possono chiamare. Di moneta complementare che potranno essere spesi per un importo del 10% da Piccianello piuttosto che Tazzarelli piuttosto che, e questo innesca questo meccanismo, questo ulteriore meccanismo che se da un lato è di aumento dell'attivo circolante, dall'altro è creare questa rete all'interno di un circuito economico. Attenzione, perché alcune obiezioni immediate, perché noi immediatamente pensiamo: ma sta moneta accanto alla moneta legale sono due cose diverse. Quindi da non confondere quello che è l'aspetto legale dall'aspetto fiscale. Perché siamo certi che anche la moneta complementare
rispetto a tutti quelli che sono i parametri previsti dalla legge, che Giancarlo approfondirà. E terzo e ultimo argomento, può nascere anche una rete sociale molto forte legata alla moneta complementare, perché ci sono delle bellissime iniziative fatte anche con le amministrazioni pubbliche, dove penso una per tutti, un parco pubblico è stato costruito grazie alla moneta complementare, e all'interno si circola proprio la moneta complementare, cioè si entra a questo parco attraverso la moneta complementare, si consuma all'interno del parco con moneta complementare, si pagano i lavori del parco con moneta complementare, quindi l'amministrazione pubblica alla fine è uno degli elementi che dà credito alla moneta complementare. Io mi fermerei in questa premessa proprio per permettere a Giancarlo Palazzolo, che è un esperto di moneta complementare, abbiamo avuto modo di apprezzarne le qualità, per approfondire quanto più possibile questo argomento. Alla fine di questo incontro, dopo gli applausi di rito che noi già sappiamo che ti meriteranno, che senso proprio che ti meriterai, poi ci sarà invece magari un momento di riflessione comune, perché è chiaro che questa è una cosa che funziona nella misura in cui più aziende ci credono. Non ci aspettiamo immediatamente un grande risultato, però vi posso dire che discutendo uno per tutti con la MOAC è disponibile a partecipare al progetto. Parlando con la mia azienda è disponibile a partecipare al progetto. Vediamo un po' cosa riusciamo a realizzare successivamente a questo incontro. Intanto io ho il piacere di ringraziare i presenti, perché dimostrano una sensibilità non comune a tutte le iniziative che l'associazione fa. Ringrazio anche la CNA per la partecipazione, e mi fa piacere incontrare anche lei, perché è la prima volta che lo vedo, per cui gli altri che ci siamo sono chi della Energistissa, e quindi i ringraziamenti sono continue e reciproci. Buon lavoro! Ok, intanto parto così stesso, poi farò qualche segnetto per farmi capire di più, perché l'argomento capisco che è ostico, nel senso che essendo nuovo è abbastanza... diciamo molti aspetti non viene colto immediatamente. Le esperienze che ho avuto nella presentazione con altri gruppi di commercianti, intanto di una diffidenza a priori, perché ma come può essere che un commerciante come me, che da 30 anni scambia in lire euro, adesso gli portano dei soldi che non sono più soldi, eccetera. Quindi non voglio entrare subito all'argomento, perché prima vorrei fare un piccolissimo excursus per capire che cos'è la moneta, però da 5 minuti. Vi vorrei fare innanzitutto uno schema che ho, quindi mi porto un... funzioni pennarelle che potrebbero funzionare. Intanto, quello che noi utilizziamo per la maggior parte, quindi significa il 97% della moneta che utilizziamo, lo sappiamo che è di tipo elettronico. Quindi cominciamo a non pensare ai soldi come una cosa che si tocca, quindi cominciamo già a smaterializzare. Poi siamo convinti che, diciamo, tutto quello che viene definito ricchezza siano i soldi. In effetti noi dobbiamo cominciare a pensare che la ricchezza vera sono i beni da cambiare, cioè se una persona ha bisogno dei beni di prima necessità, che può essere dal cosiddetto il pane, no? Il pane, i vestiti, eccetera, eccetera, credo che non debba avere tanta importanza il metro con cui misuri quei beni di cui tu hai bisogno. Cioè, se una volta li compravamo in lire, e una volta prima c'erano gli americani che ci facevano comprare in am lire, se andiamo in America li paghiamo in dollaro, sempre lo stesso bene, o se li possiamo pagare in vir, quello che accennava il presidente Giorgio. Cioè, a noi non dovrebbe soprattutto io sto parlando da persone, dei teorici, quindi da dei commercianti, dovrebbe interessare ben poco, però di solito siamo molto forgiati da una
diciamo, propaganda istituzionale che ci forza a pensare che i soldi siano la ricchezza, quindi noi non abbiamo bisogno dei beni e di solito si pensa che siano sia diciamo, lo scopo di un'attività commerciale. In effetti non è così. Allora vediamo se ci possiamo andare per piccolissimi passi, però sarò brevissimo. Quindi noi parleremo soprattutto di moneta, in questo momento, in questa piccola presentazione, di moneta elettronica. Cioè, noi abbiamo il mondo, io faccio un piccolo, posso fare, avevo pensato di fare un piccolissimo schema per far capire. Qua c'è una parte che voi dovete immaginare che sia il mondo reale, in cui ci sono alcuni punti di passaggio con l'altra parte che noi, io questo ho pensato nel mio schemetto di chiamarlo moneta, anzi io lo chiamo moneta creditizia, qui c'è il credito che noi utilizziamo, qua c'è il mondo finanziario, non si può scrivere bene, però finanza, qui c'è il mondo reale, qui c'è il mondo reale. E così mettiamo qualche numero e così faccio capire ancora di più quello che voglio dire. Allora, il mondo reale è fatto delle persone che ci alziamo tutte le mattine, andiamo a lavorare, produciamo beni, servizi, compriamo tutto quello che c'è da fare, diciamo quello che noi sappiamo fare da commercianti, da imprenditori, eccetera. Questa parte di mondo ha bisogno parecchie volte di questa parte, cioè della parte creditizia. Però cominciamo a capire perché ci interessa, perché ci potrebbe interessare meno, perché questo è il fine. Il mondo reale, tutto quanto, nel senso tutto il mondo, no? Non abbiamo 1500, 1600, come si chiamano, miliardi di PIL, oltre c'è una cosa che sparo, 1600 miliardi di PIL, di cui 150 vanno a finire in servizi, aspettiamo qua, 1500, anzi no, vi segno soltanto quelli complessivi. 150 miliardi se ne vanno in servizi finanziari, cioè significa interessi che noi paghiamo alle banche sui 1500 miliardi, quindi significa che il 12% noi lo spendiamo, noi imprenditori in genere lo spendiamo in interessi. Scusa, stiamo facendo un discorso che è relativo alla nostra nazione? O... Sì, no, per adesso la nostra nazione, 150 miliardi, e 90... Dove tu accenni questi valori, sì, 150 miliardi, sì, per adesso questo, e 90 miliardi, però adesso sono un pochettino di meno sul debito pubblico. In totale il mondo è composto da 73 mila miliardi di PIL. Mondo reale italiano. No, no, questo qua no, questo è mondo. Miliardi, 73 mila miliardi, così. Tutto. E beh, poi c'è 1500 Italia, la Sicilia ancora di meno, invece la moneta complementare è in un piccolo per capire quello che vi voglio, come no, diciamo, passare. Da questa parte c'è il mondo della finanza, prima di passare, quindi non si può vedere le finestrelle, da qua sono un pochettino, io immagino, un pochettino più piccole, invece finanza e credo che sono molto impastate comuni, no? Come in realtà. Quindi si dice fino a qualche anno fa che di credito emesso, quindi credito emesso come moneta bancaria dalle banche, era capace di comprare almeno 6 volte il pianeta Terra. Quindi non 73 mila miliardi, una cifra spaventosa. Di finanza, invece, nel mondo finanziario noi abbiamo, questo per cominciare a staccarci dei soldi, allora abbiamo 800 mila miliardi sono di titoli finanziari, sottostante, non vi voglio dire che quasi non esiste, diciamo di riserve dietro i titoli, e 3,2 milioni di miliardi di moneta di titoli tossici, cioè sono cartolarizzazioni, derivati, CDS, option, futures, cartolarizzazione e derivati sui derivati dei derivati. Per un totale di 4, però devo scrivere un pochettino meno, 4 milioni di miliardi, vabbè, più, quindi significa che questo qua, rispetto a questa parte, al mondo reale, sono circa, soltanto di PIL, 54 volte il PIL mondiale. Questo per altri, circa 20 volte il
PIL mondiale. Quindi noi stiamo parlando di un pianeta Terra che, se dobbiamo comparare con la moneta, che a noi ci dicono che non c'è moneta, il problema è che non ci sono i soldi. No. Dobbiamo parlare di 70 pianeti Terra, 80 perché più di 20, 80 pianeti Terra di soldi finanziari. Questo è tutto elettronico. Elettronico. E qua si trova, qua qui fanno avvenire il quantitative easing di Draghi, in cui sta immettendo qua, per poi passare sicuramente qua, perché da questa parte non ci arriva, 60 miliardi al mese, fino alla fine quasi di quest'anno. Poi 60 sono stati anche pochi, e noi stiamo andando in 80 miliardi al mese. Quindi se arrivassero su questa parte di schemino, succederebbe che verrebbero nei negozi di più, comprerebbero le macchine, aggiusterebbero di nuovo le... No, stiamo vedendo niente di tutto questo, perché qua non ci arriviamo. Quindi noi abbiamo 80 volte il PIL mondiale, e qua i soldi ci sono. Se devono investire il sistema, quindi il sistema che poi è comandato, in pratica gestito dai grossi, i grossissimi stampatori di moneta, perché praticamente è da lì che parte sempre, quindi dalle banche di tiro, eccetera, eccetera. Se invece devi investire qua, ti dicono non ci sono i soldi. E allora noi la moneta, faccio un altro passettino prima, con la moneta complementare possiamo cominciare a dire no, io i soldi altri me li trovo. Ci tengono legati a questa frustrante realtà con un paio di favole, infatti mi sono segnato qua, la favola del debito pubblico. Non possiamo investire perché abbiamo un debito pubblico. Il debito pubblico è dovuto alla mancanza di... vabbè, di sovranità monetaria, per cui ogni euro che noi prendiamo per portarlo sia qua, sia nella parte mondo reale, sia nel mondo creditizio, sia nel mondo finanziario, anche la M1, la, diciamo, la massa delle monete, anche il 50 euro che abbiamo in tasca, viene fuori sempre con un debito nei confronti delle banche dealer. Quindi lo Stato mette titoli di Stato e viene comprato ad interesse da qualcuno. Quindi noi abbiamo sempre una moneta che è sempre carica di debito, più i 150 miliardi sotto l'interesse, quindi una cosa paurosa. Però ci dicono che noi non possiamo prendere per questo motivo, ma se noi togliessimo questo motivo potremmo fare di nuovo tutto. Però questa è una cosa che non si vuole. Noi dobbiamo sapere, tanto per fare qualche numeretto, che sul debito pubblico, fino all'anno scorso, fino al 2014 come stima, era stato pagato dall'Italia, negli ultimi non so quanti, 20 anni circa, 30 anni, da quando ha iniziato a salire dall'81 dal divorzio della Banca d'Italia, quando la Banca d'Italia non comprava più i titoli di Stato, gli interessi sul debito pubblico sono saliti, perché gli interessi sulla spesa dei titoli per piazzare il flusso monetario occorrente per poter fare funzionare lo Stato doveva essere pagato, e ci è messo all'asta nel mercato primario, addirittura nel mercato secondario, quindi se ne salgono i prezzi quando vogliono, diciamo, tra virgolette, loro. Noi abbiamo pagato 3.100 miliardi fino al 2014. Quindi noi abbiamo un debito di 2.100 miliardi circa, però noi abbiamo pagato 3.100 miliardi. Quindi se noi dovessimo mettere le cose in regola, dimostrando che il, come dice alcuni, per esempio c'è l'avvocato Salvatore Tamburo, che il debito pubblico è riusabile perché è da strozzini, semplificando al massimo, noi dovremmo avere dalle banche 1.000 miliardi, quindi non siamo in debito pubblico di 2.100 miliardi, eccetera. Però non vogliamo entrare nella diatriba. Poi c'è un'altra favola che vi voglio, come si dice, sfatare, perché ci tengono senza soldi. Poi diciamo anche, cerchiamo di capire il perché, e poi chiudo. L'altra favola è la favola del abbiamo speso troppo. Sentiamo sempre dire siamo stati, abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. La corruzione, tutta questa serie di fesserie che ci sono, ovviamente abbiamo pure speso, certe volte anche male. Però il problema è che non dicono mai, perché i numeri non mentono, che fino al 2014, quindi quest'anno, c'è un passivo. Ma l'avanzo è stato, il debito, il conto pubblico, il conto delle spese pubbliche finisce sempre in avanzo primario. Significa che c'è uno che segue un pochettino più da vicino, se non, cioè al netto della quota di interesse sul debito pubblico, l'Italia da 30 anni finisce in avanzo primario. Significa che non è vero che
La verità è che abbiamo speso poco, che significa che lo Stato non investe più, non fa lavori pubblici, non fa altre cose, quindi abbiamo speso poco. Per questo mancano di nuovi soldi. Quindi il debito pubblico già non funziona per una serie di motivi, perché manca, eccetera, non entriamoci. Abbiamo speso troppo e non funziona, perché non è vero. Quindi noi cambiamo su delle menzogne che praticamente servono per gestire un potere economico enorme. È uscito qualche settimana fa, mese fa, un articolo per cui 63 famiglie, gruppi, grandissimi gruppi finanziari, detengono più del 51% della ricchezza mondiale. Il 95-98% invece ha più, non mi ricordo, del 70%, cioè la minima percentuale ha il grosso. Quindi tutto il neoliberismo, tutta la funzione di questa gestione che è assurda, poi vedremo anche perché, ti dicono, cioè, allora ti dico, ti tengo senza soldi, ti mando in austerity, ti mando in recessione, ti dico devi rispettare il pareggio di bilancio, ti tengo in apnea monetaria, però devi crescere. E com'è possibile? Ci riuscite con i vostri negozi a non spendere una lira, a non fare un fido, un mutuo, a non imprendere? Cioè, non è possibile. Allora che significa? Noi siamo vittime, e finisco, di una gestione dei soldi pubblici, no, dei soldi, scusate, dei soldi che poi sono anche la moneta creditizia, che poi in effetti diventano pubblici, che viene dosata secondo le parti del mondo in cui si deve azzannare oppure investire, in un modo completamente differente. Voglio fare un piccolo inciso. Quando si parla di nazione Italia, uno pensa che la nazione Italia sia il diritto istituito proveniente sin dal diritto romano, eccetera, per perseguire il bene comune. Cioè, noi pensiamo che lo Stato siamo noi. In effetti, la nazione Italia viene inserita da alcuni anni, non da adesso, da parecchi anni, dove il numero, ecco. Voi sentite ogni tanto parlare non di Nazione Italia, ma di Azienda Italia. C'è tutto, sai, arriva questa Azienda Italia. Perché si chiama Azienda Italia? Azienda Italia è uno, cioè noi quindi dobbiamo immaginare il gruppo di gestori di questo potere qua, che 80, 70, 80 volte questo, cioè questi non hanno comprato tutto questo, perché questi non vendono ancora. Ma hanno soldi per comprare 80 terre, cioè diciamo 50 terre, voglio dire, tutto. Come si fa ad arrivare a questo? Tenere qua in recessione, tenere qua con pochi soldi. Prima parlavamo della papera, che non c'è, che tenere un po' nella vasca con poca acqua, e la papera non galleggia. Ma non per aggredire il popolo italiano, i beni, cioè sono gli asset strategici nazionali e territoriali, che sono le partecipate statali, gli asset, diciamo, le ditte, grandissime ditte di produzione. E la nazione Italia, quando viene vista, e concludo veramente questa parte, viene vista come Azienda Italia. Voi dovete sapere che noi siamo iscritti al codice UCC, che è Uniform Commercial Code, un codice internazionale, e al SEC, che ha sede in USA. La Republic of Italy è il numero 52782, è una ditta come una camera di commercio. Quindi la scalata all'Azienda Italia è per certe zone di potere, diciamo, certe, non potere nel senso complottistico, potere, diciamo, disponibilità economica immensa, no? Viene visto come una ditta da scalare. Quindi si usano le stesse tipologie di marketing di scalata come se dovessi cercare di acquistare una ditta privata, normale. Perché viene visto, cioè, noi se dobbiamo scrivere per esempio Nazione Italia al SEC, dobbiamo scrivere a Londra. C'è la sede a Wall Street, c'è la sede di Azienda Italia è Wall Street. Vabbè, quindi è una ditta come tutte le altre. Quindi, facendo una specie di rendiconto, così, per chiudere la parte troppo teorica, eccetera, noi parliamo di soldi come un debito costante. È un debito travestito. Ci danno dei soldi, ma sono sempre di interessi. Cosa si può fare per uscire da una situazione del genere? Fornire le proprie attività in qualche modo, e poi cominciamo a vedere qualcuna,
di un metro di misura, abbiamo detto prima, così ho accennato che la moneta è un mezzo di misurazione. Secondo il museo studiato, cioè, o dire che 5 metri oppure un laccetto che è tanto, invece di 5 metri diciamo è 10 laccetti, a me serve il tavolo, me lo devo comprare, non è che mi interessa, oppure facciamo un laccio molto grande, due lacci, ma il tavolo resta sempre questo, a noi interessa scambiare i beni. Come si fa a scambiare i beni in carenza monetaria? Una volta i nostri padri, quindi le generazioni passate, già lo sapevano come si faceva, si utilizzava le cambiali, che è una massa monetaria circolante in più, gli assegni postdatati, la stretta di mano. Queste sono tutte monete complementari, nel senso, monete che sotto, noi sappiamo, l'assegno a volte è girato 20 volte senza essere coperto neanche la prima volta, però girava in fiducia e si facevano le case, i palazzi, i negozi, si comprava, si vendeva, perché era massa in più. Ovviamente per il, non voglio dire che è un disegno complottistico di cercare di abbassare la quantità di denaro che è in questa parte di mondo reale, però per un sistema, perché ce lo chiede l'Europa è un calderone in cui hanno messo tutto e in cui hanno bloccato i cambi monetari, per cui il più forte è rimasto il più forte, il più debole resta il più debole. Questa è l'Europa, non è l'Europa dei popoli, l'Europa culturale, l'Europa che ha un camera di compensazione alla Keynes, no, è una cosa bloccata, fissa, per andare a finire male per certuni, già stabilito dall'inizio, perché se noi abbiamo avuto il cambio, piccola parentesi, se voi ricordate, sono aumentati i prezzi del doppio, ma siamo stati fortunati, perché è un cambio, se voi ricordate, a 580 lire il marco, e noi siamo entrati, cioè il marco è entrato a zero. Noi siamo andati a 1936,27, significa 2000 lire, cioè noi massimo, se loro entravano a zero, 580, noi potevamo entrare a 280 lire massimo. Prodi stesso ha messo in un video, siamo entrati per 6 volte, svalutato 6 volte. Questa è la storia, vedete pure, come devo dire, i documenti, siamo convinti, noi dovevamo essere distrutti. Con le monete complementari uno deve cercare stato di difendersi, perché quando ritorneremo... Relativo a quel momento storico comunque... È un disegno già stabilito nel 1992. Ma spero, relativo a quel momento storico... Lo farebbero di nuovo. Questa valutazione. Lo farebbero di nuovo. Perché il disegno... perché se ti tengono in deflazione ancora continua, se ti tengono in pareggio di bilancio, se ti fanno i trattati capestro, ti strapongo, quando approvato pure il TTIP, però non ci vuoi entrare. Cioè, significa morire commercialmente in tutti i sensi, in tutti i settori. Dove che ero? Quindi il debito, dove eravamo arrivati? Cioè, nel senso, a cosa può servire la moneta? È una moneta complementare. Allora, intanto posso dire, stavamo dicendo le cambiali, gli assegni, questi erano già cose che noi conosciamo, perché i buoni pasto... Anche il pagherò, no? Io non ho soldi, ti pagherò. E chi sta la moneta? No, invece adesso non si può fare, tu devi avere l'assegno coperto, se glielo fai. Uno Stato sovrano potrebbe emettere moneta, noi non abbiamo una sovranità monetaria, e non avendo sovranità monetaria, per noi non è anche sovranità politica, neanche sovranità economica, perché se non hai soldi in una famiglia, ovviamente non puoi barcamenarti in nulla, perché dipende sempre dallo zio dell'America per poter gestire qualsiasi cosa. Allora, a parte quelle altre tipologie di monete di supplemento, stavo dicendo questo qua, infatti. Se si ritorna ad essere un po' tutti più milionari, perché prima abbiamo avuto qua in provincia di Ragusa, ma per anni il reddito pro capite più alto d'Italia, continuamente. Quindi noi sappiamo a Modica la ricchezza che c'è, da Ragù, c'è tutti qua, Vittorio stesso, insomma, si stava molto molto meglio. E infatti non si spiegava neanche il perché. A questo punto noi possiamo di nuovo eventualmente eliminare le monete complementari, perché le monete complementari hanno un ruolo anticiclico, cioè quando si ferma l'economia danno una mano d'aiuto per farla ricominciare nel locale. Ovviamente può essere anche una tipo il VIR, come se in Svizzera mancassero dei soldi, giustamente Giorgio Mungato diceva che
che da parecchi anni, vi dico io, da 65 anni, diciamo, è una moneta doppia parallela, ma non per andare dal commerciante a farsi fare lo sconto, allora fanno i palazzi. Però non viene, diciamo, pubblicizzata per motivi anche, penso, strategici. Quindi noi, se una moneta dovesse nascere, tipo la moneta che hanno emesso in Germania, che è una moneta praticamente complementare, no, anzi, hanno fatto il 5 euro, se hanno fatto una moneta in marchio, il 5 euro, è questa una moneta che non è, ovviamente, la moneta a corso forzoso, quella a corso legale, quella a cui faceva un riferimento Giorgio, è solo l'euro. Nel trattato di Maastricht c'è scritto che gli stati si impegnano a non emettere nessun'altra moneta, però una moneta, diciamo, complementare che non scalza l'euro si potrebbe fare. E allora quali monete potremmo cominciare ad utilizzare? Sono metodi di pagamento, ora vediamo le tipologie, così poi cerco di portare a conclusione, le tipologie di moneta, quindi di metri, che abbiano soltanto, si dice, se uno parla di professore Giacinto Politi, quelle dotate solo di valore indotto, cioè dotate della fiducia che le persone attribuiscono a queste monete, però non hanno riserva di valore, cioè significa che non devono valere niente, se no di nuovo le banche cominciano ad appropriarsi, i ricchissimi cominciano, ma i ricchissimi qua diciamo che ha qualche soldo in più, cominciano a metterci le mani sopra e ovviamente si blocca tutto in grandissime sperequazioni fra chi ne ha tantissimo e non la vuole fare circolare, cioè chi ha tanta cosa non la vuole fare circolare e chi ne ha sempre di meno, eccetera, eccetera. Che dovrebbe essere senza riserva, nel senso non devono valere nulla. Cominciamo a pensare a dei pezzi di carta o dei bit elettronici che non servono, servono soltanto alle persone per scambiarsi bene. Vi faccio soltanto, non vi faccio, comincio ad entrare nel vivo del discorso, che sarebbe quello di individuare quali possono essere le monete, non i nomi, perché sennò ci perdiamo, qualcuno magari lo facciamo. Una prima moneta a cui ha fatto accenno Giorgio Moncada è quella a sconto. Non mi dite per adesso come fa a uscire, dove si compra questa moneta, per adesso non possiamo fare tutte cose, ma esiste nel portafoglio delle persone già una moneta che circola, perché un circuito di commercianti, per dirvi, quindi non parliamo di numeretti, se io vi faccio un nome che può essere il Sardex in Sardegna, l'anno scorso hanno girato 52 milioni di euro, il corrispettivo in Sardex 52, cioè non è che stiamo parlando di bruscolini, il mercato lo sente questa pompata, no? Quindi, però quello anche e soprattutto a compensazione. Mettiamo che l'abbiamo già in tasca, uno va da un commerciante, va a comprare un abito che può essere ovviamente deve poter avere un ricarico in maniera da poterci stare dentro con il, poi se uno è a credito IVA, a credito, vuole liberarsi di cose di magazzino, può guardarlo anche al 100% ovviamente, però in genere si chiama complementare perché è una situazione di appoggio, è complementare all'euro, di solito quello a sconto resta sempre. Allora arriva una persona e fa: io mi compro sto abito, perché abbiamo qua alcuni rappresentanti del gota dell'abbigliamento, e invece di pagare, vabbè, non so, che la maglietta 100 euro, dico per esempio, può pagare 70 euro e 30 modica nex, iblex, ibleo, perché io immagino una cosa un pochettino più grande, modica soltanto non servirebbe a poco, no, servirebbe, insomma, sarebbe una buona partenza, però non diciamo, più si è meglio è. Meglio. Ovviamente il commerciante che fa il 30% di sconto, di solito che fa? Ci rimette il 30% e finisce la storia. Mi sono fidelizzato un cliente, doveva andarlo a comprare un'altra parte e l'ho comprato me. Invece che succede? Se uno c'ha sto pezzettino di carta, oppure per caso volevo farlo smaterializzare, ce l'ha caricato sul telefonino, caricato in piattaforma, poi vediamo cosa si può fare, eccetera. Ah, questi 30 modi canex, chiamiamole così, eccetera, può andare da Giorgio, diciamo store e farsi fare l'ulteriore sconto di 30 su 150 che ha comprato, 500 che ha comprato, e comprare qualche bene un pochettino più grande. Cioè, l'attività di cui lui è manager, che fa? Piglia sto cosa e se le piange, no, premendo questi 30 e li riporta in un altro negozio, quindi stiamo vedendo che la
la massa monetaria aumenta con certe formuline per la velocità di giro. Quindi soltanto una sola moneta che abbiamo può servire parecchi negozi per poter far vendere, diciamo, di più, diciamo, più quantità. Catena di Sant'Antonio. Catena di Sant'Antonio, c'è sempre l'ultimo che ci perde. In qua non si ci perde. Poi c'è l'altro invece, tipo tipologia di moneta complementare, che è quella definita, a compensazione. Quella compensazione funziona che formato lo stesso gruppo di aziende che debbano intendersi sul fatto, sul valore indotto, il termine, sul valore indotto di quella moneta, cioè quindi dare effettivamente valore a quella moneta, possono nei loro scambi commerciali, però lì devono essere attività, non possono essere persone con il buono in tasca, attività nei confronti versus altre attività, possono scambiare i loro reciproci, comunque il loro dare e avere, facendo passare questi valori in un cosiddetto, aspetta che facciamo un altro schemino, spostiamo un po' indietro, però almeno ci capiamo meglio. Mettiamo conto che ci siano delle ditte, per esempio, io ho fatto uno schema, ci sono messo deve ma non può dei soldi a B e a C. Dove sono? Se non mi confondo, ripetere le... A, B e C. Poi c'è, per esempio, un commerciante, B, commerciante, artigiano, che deve dare dei soldi, ma non può, sia a C che a D. Poi c'è C, che deve darli a D e a G. Poi c'è D, mettiamolo qua, che deve dare D, ma non può dare dei soldi, perché se li può dare, non serve una moneta complementare. C, G e H. E che deve dare ad A, e qua si blocca, si vede che si blocca il sistema, D, ma non può, ad A, B, C, eccetera, A, B, C, eccetera, poi eccetera, qua ce ne sono altri, eccetera. Ma vediamo che se c'è A che deve dare a B e C, B non potrà dare i soldi a B, deve ma non può. Per cui a questo punto cosa succede? Si blocca, no? Si blocca perché B non può dare i soldi a C e D. C non può darla a D e G. Ma se anche A, scusi, anche D, se a D, certo. A B, C, se ricomincerebbe, certo, ma sì, anche l'ultimo è bloccato. Cioè, nel senso che sono l'ultimo. Allora, facciamo un'altra cosa. Mettiamo questi commerciali. È un po' la situazione attuale. Non manca la domanda, perché tutti avremmo bisogno di comprare i beni di ognuno. Non manca l'offerta, perché ci hanno tutti o i magazzini pieni o la disponibilità, o nessun imprenditore ha dimenticato come si fanno i palazzi, o nessuno, tutti gli artigiani sanno fare gli artigiani. Quello che manca è il raccordo fra l'uno e l'altro, cioè come si dice, il metro per misurare i beni che l'uno produce, vende, commercializza, produce come servizio e compagnia. Se invece di utilizzare questo metodo parossistico, utilizziamo per una volta il metodo che utilizza ogni giorno la banca, le banche, che si chiama metodo di compensazione. Si mette un tavolino in mezzo, un tavolo, che tecnicamente si chiama camera di compensazione. Come fanno con l'assegno? Perfetto. Però quello sì, no? Se compensano l'assegno. Allora, quindi non è che parte io con la valigetta di soldi va a portare in un'altra banca. Si compensano, purtroppo, devo dire, perché sono saltato le banche, in moneta legale. Non possono compensarsi in moneta creditizia. Quindi i problemi li hanno pure loro quando gli manca e sono scompensati. Però il grosso lo fanno così, se uno deve 100 l'altro deve 80, non è che se uno porta 80 e l'altro riporta 100, si scambiano solo il 20, non solo, ma se questo 20 loro lo devono come insieme a un altro e l'altro è già a debito loro, questi 20 loro non li danno perché sono a debito di questa camera di compensazione, o tavolo di compensazione. Compensazione. O tavolo formidabile. O tavolo, sì, però la piattaforma regge, nel senso che ormai c'è, cioè, una volta quando si inizia ad avere dei registri. Beh, essendo moneta complementare va oltre
il tavolo di compensazione. Allarghiamo, allarghiamo. Diamo il nome del tavolo. Allora, quello che dovrebbe succedere, facendo, nel senso che in tutti i posti in cui già funziona una cosa del genere, è che A non deve dare più, se si mette d'accordo tra A, B, C, D e G, va bene. A deve prendere e dare dal tavolo, dalla camera di compensazione, da questo tavolo di compensazione in cui B allo stesso modo deve dare e prendere. Io quando hai avere, tu quando hai O. Quindi senza muovere soldi euro, ma al momento è stata moneta complementare, nel senso bit, ma anche moneta complementare, perché in effetti anche l'euro, vi stavo dicendo nel corso di prima, è tutto bit, cioè chi esce ormai con 5.000 euro di soldi non si usa neanche più. Anche D, cosa fanno quindi questi qua? Nello stesso giorno in cui A il deve ma non può nei confronti di B, nello stesso giorno si prende quello che lui deve da B ed C e basta. Non in euro, in dare ma non può, non mi interessa il metro, il laccio, qual è. B allo stesso modo non deve più dare a C e a D, deve soltanto al tavolo di compensazione, però B deve ricevere ovviamente da A. Certo. Ovviamente facendo in un registro viene un pochettino complicato, perché se tipo salte che sono arrivato a 3.000 passa aziende, capite che ogni giorno scambiando parecchie fatture verrebbe una cosa complicata. Quindi ci sono delle piattaforme in cui queste cose vengono fatte molto rapidamente, e ognuno si conta. Sono arrivate a 3.000 aziende con 52 milioni di euro di primo anno hanno fatto, io dico sempre, primo anno hanno fatto 1 milione di fatturato, questo farvi capire i numeri come crescono. 1 milione e passa di fatturato, il secondo anno hanno fatto 3,5 milioni di fatturato, il terzo anno hanno fatto 10,5 milioni di fatturato, il quarto anno hanno fatto 30 milioni di fatturato, il quinto anno, quindi chiuso per il sesto anno, o hanno iniziato il sesto anno, 30 milioni, quindi dice 30 milioni di fatturato, ora 52 milioni, quindi si fanno raddoppiato, hanno triplicato ogni anno 1, 3, 3, 10, 10, 30, 30, 52. Dato il calo, dato il calo, non 60, hanno messo 30. 52 milioni di euro, 52 milioni corrispettivi nel circuito dei consumi, sì. Senza che questo corrisponde a una moneta, cioè che per loro no, per loro è una moneta, cioè, legale. A costo legale. Mi chiedo come mai tutto ciò non si sa. La città della Sardegna evidentemente perché è una regione virtuosa. No, non lo faccio la Svizzera, non c'è la Unione Romana. No, stai parlando. Invece si cita la Sardegna, è perché è la regione più virtuosa. No, non è perché è una regione molto simile alla nostra, con una cultura più chiusa, commerciale, più economica, più chiusa rispetto alla nostra, però sono riuscito a fare questo. A me la cosa che sorprende tutto questo è il fatto che non se ne parla. Cioè, è come se fosse tutto in un circuito immaginario, un circuito che non esiste, c'è una cosa, no, invece vi dico che alle banche di solito quando c'è il cliente che ha al limite del castelletto non può più neppure prendersi il blocchetto dell'assegno, i clienti questi glieli salvano, certo. Quindi la moneta complementare di solito rimette in testo le attività e poi ritornano a farsi i mutui, a farsi i prestiti, a farsi quello che vogliono, imprendono e ricomincia il giro. Cioè, ma è una cosa, diciamo, appurata, ormai super appurata, non è una... cioè, è come dirvi, non abbiamo soldi in tasca, però c'è qualcuno che ci dice, ma ci mettiamo d'accordo noi che questi qua siano soldi. Ma chi lo direbbe di no? Il fatto è farlo sapere, però purtroppo non è una forma di baratto. Nella permuta prevenire edilizia si usa da sempre, è normato, ora non mi ricordo l'articolo, sinceramente però lo so. La permuta viene già regolata giuridicamente in tantissime cose. Cioè uno non dà il valore del terreno che acquista e l'altro non gli paga il valore dell'appartamento, del bene che compra in euro, ma scambiano il valore. Ma sono tutti contenti senza aver uscito neppure un euro dalla tasca. E questo è un'altra possibilità, quindi tutti quanti dobbiamo immaginare come se fosse la rotatoria dello stretto, cioè dobbiamo tutti girare da qua, no. E nello stesso giorno in cui c'è, ovviamente non è la panacea di tutti i mali, ovviamente non tutto si può, per esempio se uno va a comprare, cioè, fossa motrice tipo Enel, non
non lo può pagare in moneta complementare, mentre si mette un altro e dice, ma che sarebbe questa cosa? Questa funziona nella vostra Sicilia, per esempio, oppure in Sardegna, però non si può fare altri beni che non si possono comprare. Cioè, poi ci sono ovviamente la parte di prezzi di costo che uno deve tener conto, che deve saldare alle ditte in euro, ovviamente. Però se uno è in fase di sconti o in fase di non mi interessa, basta che riesco a acchiappare qualche soldo, non voglio parlare né di presente né di me stesso, la grossa ditta eccetera, no, non c'è, parliamo in maniera impersonalissima, ovviamente può fare anche il 100%. Comunque questa qua invece addirittura in cui rispondo alla obiezione, diciamo alla domanda di Pronazzarelli, perché si è sviluppata in Sardegna? Perché tre persone si sono messe d'accordo a formare un circuito del genere, ispirandosi precisamente al VIR che diceva Giorgio all'inizio. Hanno iniziato e stanno attenti, ovviamente loro hanno fatto una ottima iniziativa, perché cioè, non fanno solo questo, loro fanno anche da noi, diciamo in siciliano qua in Modica diciamo la sinzaria, nel senso fanno da tramite, sì, fanno broccheraggio, si dice, no? Questo è il terzo tipo di moneta. Questo è il secondo tipo di moneta. No, allora abbiamo moneta di sconto, moneta di moneta sconto e moneta a compensazione. Questo è sì. E questa è quella più importante, che serve ai commercianti, imprenditori, eccetera. Diciamo quella moneta, cioè la moneta spicciola, nel senso di 10 euro, che sarebbe il corrispettivo di 110 modiche, non è che se vuole. Ci vai a comprare la piccola spesa, non è che ci puoi comprare la macchina, non è che parte con i biglietti di qualche. Questo è una va. Però chi non può fare la compensazione c'è l'altra moneta a sconto. Vabbè, è questo. Poi ci dovrebbe essere una moneta fiduciaria, questa è una cosa che interessa più CNA, gli imprenditori. Se una impresa fa un'opera pubblica, oppure presta un servizio, oppure vende delle cose al comune perché non so, ha fatto una fornitura, se il comune deve dei soldi, anzi c'è ormai una circolare che li forza i segretari ad emettere, a poter emettere, a organizzarsi come per emettere una moneta fiduciaria, nel senso ti do un pezzettino di carta in cui c'è scritto che io ti devo questi soldi, magari te li do in tre tranche, così tu li puoi far circolare meglio, con questi soldi li può dare a un altro imprenditore, il quale deve darle a un altro, il quale deve darle a un altro, eccetera, fino a quando c'è qualcuno che deve darle al comune e ritorna al comune, il comune ha soltanto cambiato la colonna della contabilità da crediti, eccetera, rimettere a pareggio dell'altra colonna, punto, stop. E sarebbero soldi che girano in più, questa è un'altra forma di moneta. Dulcis in fundo, poi chiudo. E apriamo domande, dubbi, eccetera. Moneta locale emessa dagli enti, cioè i comuni, la regione. Io voglio citare, magari il video poi lo vedrà i miei amici di Progetto Sicilia. C'è un progetto che è stato depositato per essere discusso come proposta di legge alla regione, con delle prerogative che io condivido al 97%, come i ragazzi sanno, eccetera, ci sono alcune cose, eccetera, ma un progetto, Sicilia è grave. Loro stanno facendo il diavolo a quattro, come si suol dire, stanno girando la Sicilia, ora hanno presentato Paolo D'Amato a Ramacca come sindaco e stanno già raccogliendo per questa cosa innovativissima, perché torniamo chiaramente, un sindaco che deve stare sotto il pareggio di bilancio, deve lavorare in dodicesimi, non ha più trasferimenti dello Stato, gli hanno tagliato l'ordinario, il sindaco è inutile che stia là. Se non hai un'idea del genere per cui puoi emettere un pochettino di soldi in più, sei bloccato. E allora stanno presentando, ma io vi posso citare i ragazzi del GRAN, e voglio dire, già un 60, ho letto nel posto, già un 60 attività già prenderanno il grano, una cosa che già sta succedendo. Ma non voglio parlare, c'è la card sovrana di Oronzo Turi, c'è di tutto, però la gente non ne sa, non ne vuol sapere, addirittura scappa, questi sono soldi, di solito non vengono conto. Io penso, ti dico una cosa parlando, il timore, perché il principio a quello che qualcuno ha parlato io è chiaro, sì. Perché poi meno male, mi piace il timore, mi piace il timore, sì. Il problema sì. È, ma scusami, ma Cara Finanza, cominciamo ad entrarci, che succede? Cioè, quello che è l'aspetto fiscale. Qualcosa in nero. È capito? Cioè, questo assolutamente no.
poi immaginateci, 52 milioni di euro in nero, cioè, li avrebbero attaccati, addirittura, anzi, la moneta di sconto è sconto. Sono due... è uno sconto che anziché perderlo come perda secca, c'è qualcosa che ce l'hai tu che ti serve per recuperare per altro. Non ha valore, quindi non devi dichiarare niente perché lo puoi strappare, non serve a niente. Certo. Quindi uno ho venduto invece di 100, abbiamo detto 70, però può essere... può essere anche 50, può essere anche 60. È uno sconto. Uno batte nello scontino, nella fattura ricevuta fiscale, che non vi sto qua a far vedere come si fa, lo scorpo e compagnia, però batte quello che... segna, quello, o batte nello scontino quello che serve. E questa è la moneta a sconto. Nella moneta a compensazione, invece, uno indica a fattura, per esempio, pagamento avvenuto con... su 1000 euro all'occhio 500 perché in euro l'IVA la paghi 500 mediante il tavolo cioè sì, non è che sì, tutto quello paghi. Che c'è come fiscalità non cambia nulla, quello che cambia è il sistema di pagamento, sì, puoi decidere mediante. Quanto accettarne, quindi qui la difficoltà principale dove è la compensazione è come se tu c'hai un girocondo un girocondo. Andiamo in Italia all'Erza. Addirittura il Sardex lo fanno che sotto 1000 euro già fanno pagare tutto in Sardex. Quindi complementare tanto per dire, ma siccome non posso, fino a quando siamo in Europa, l'euro deve esserci, c'è. No? Io però leggo, loro fanno fare questa cosa che è graziosa, che era il blog, penso che l'avete letta, scusa se... No, perché che è carina se sempre, come si crea moneta virtuale, penso che l'avete letta, caso non l'avete letta la conosce tutto e mi ferro. Non se ne ha bene. Sono quello dell'albergo, la conoscete, no? Sì. Quindi sono debito, il paese è indebitato, tutti vivono a credito. Ad un certo punto arriva un turista tedesco, ferma la macchina davanti all'unico albergo ed entra, posa 100 euro sul bancone della reception e chiede di vedere le camere per sceglierne una. Il proprietario gli dice di scegliere quelle che più gli aggrada. Appena il turista è sparito su per le scale, l'albergatore prende 100 euro, corre dal macellaio e paga il debito che aveva con lui. Il macellaio va immediatamente presso l'allevatore di maiale al quale deve 100 euro e regola il suo debito. L'allevatore a sua volta corre a pagare la sua fattura presso la cooperativa agricola che gli procura gli alimenti per gli animali. Il direttore della cooperativa si precipita al pub per saldare il suo conto. Il barman dà il biglietto alla prostituta che gli fornisce i suoi servizi a credito un bel po'. La ragazza che usa il credito delle case dell'albergo con i suoi clienti corre a regolare i conti con l'albergatore. Che sono l'albergatore posa il biglietto sul bancone della reception dove il turista lo aveva posato. Dopo un po' il turista scende le scale e annuncia che non ha trovato una camera di suo gusto, per cui riprende il suo biglietto da 100 euro e se ne va. Nessuno ha prodotto nulla, nessuno ha guadagnato nulla, ma nessuno più è in debito e il futuro sembra molto più promettente. Ora, una cosa carina, sì, vabbè, però, goliardica. Quindi però che cosa ci dice questo? Ci dice che devono esistere un concetto di fiducia, che è un aspetto fondamentale per far sì che funziona, e una rete che è legata al rapporto di fiducia possa implementare questo tipo di sistema. Per cui qui ci vuole, perché i ragazzi della Sardegna cosa hanno fatto? Un ente emittente, cioè quello che si inventa i passaggi del sistema, fa un progetto serio su questa discussione, e da parte nostra, che significa da parte dell'associazione di categorie, come può essere l'associazione commerciante, come può essere la CNA, come può essere la Coldiretti, che sono le associazioni rappresentative, di innescare meccanismi che non devono essere di totalità, perché che basta che ci sono 10 aziende per categoria, 15 aziende per categoria, con 100 aziende che credono in questo progetto, si innesca un meccanismo che diventa veramente prezioso, veramente prezioso, cioè sia innovativo, sia di aiuto al sorvegno della crisi, che poi altro non è che tornare ai vecchi concetti nostri che hanno fatto comunque l'economia della nostra terra. Io faccio un esempio per tutti. Io penso, sono figlio di falegname,
come molte cose si facevano con una stretta di mano, infatti ci faceva i bestiame al muratore, il muratore ci faceva a casa, senza che c'era nessunissimo scambio di moneta, e bastava una stretta di mano. Quindi oggi, probabilmente, in un'economia più complessa, più larga, meno basata sul rapporto di conoscenza, probabilmente è necessario un concetto di moneta fiduciaria, di moneta comunitaria. Però si può fare, cioè è una cosa, non è né fantascienza né situazione complicata. Basta fare un passo indietro, tornare a quelle che sono anche le nostre origini, perché presumo che Marina di Monica, per esempio, sia stata costruita in questo modo, e che ha permesso comunque 20 anni di economia alla classe imprenditoriale modicana. Quindi tornare su questi principi, quindi fare un passo indietro, e in un momento di crisi come questo aiutare a fare un passo avanti a tutti. Questo è un po' l'idea che attraverso Giancarlo stasera abbiamo sviluppato. Ripeto, non pensiamo di trovare la soluzione stasera, però è un primo seme che deve essere tutto sviluppato, perché Giancarlo, una delle difficoltà è, come tutte le cose della terra, che ci sia qualcuno che le porta avanti. Da parte nostra, sinceramente, essendo già presenti, il segnale a una sensibilità, a un sentimento del genere c'è. Dobbiamo capire ora come poterlo sviluppare all'interno di, intanto, di questo primario circuito. Se ci sono domande, dubbi, io venivo solo una. No. Pensiamo, non so se ci potrebbe entrare o potrebbe essere. Io ricordo negli anni 70, nei primi anni 70, quando ero alla media, i mini assegni, sì, che non avevano nessuno, non so se io so il concetto, ma i mini assegni, ci aspettavamo un panino, non ci potevamo, se potrebbe essere, e non avevano un valore, però avevano un valore immediato, con i mini assegni si cominciava. No, no, non avevano. Perché erano assegni circolari. Sì, però che non ma non regolarmente emessi, infatti l'hanno tolto per questo, non sono stati era una moneta in più che alcuni istituti addirittura anche i negozi mettevano, però siccome venivano accettati, però stanno dicendo adesso, era moneta. Perché per fare quel tipo di assegno, io dovevo dare 100 alla banca, e la banca mi faceva 100 milioni di assegni circolari di piccolo taglio. Cioè tutti gli effetti della sera, io ce l'ho ancora la usata. Però potrebbe essere. Lo dice che moneta in più. Però potrebbe essere implementato con una, chiamiamolo, diciamo, virgolette, con una moneta stampata che sia accettata da coloro che fanno parte di quel. Sì. Che potrebbe essere nell'ambito della regione siciliana, nell'ambito monegano, nell'ambito cardosano. Credo, però questo te lo do come mia impressione basata su. Ma credo che la prima cosa sulla quale può esserci uno spazio di partenza e quindi di sviluppo sia la moneta sconto. Faccio un esempio su tutti. Noi puntualmente, da quando mi occupo di commercio, quindi significa 18 anni, e presumo chi è più grande di me, chi è più maturo di me da sempre, è il problema dello sconto, no? È superato con una situazione del genere, perché tu non perdi assolutamente margine all'interno della tua attività, puoi riconoscere, tra virgolette, legalmente un'attenzione al tuo cliente, e in un meccanismo virtuoso non fai più sconti, cioè dai una moneta complementare vera e propria. Tu mi rompi su 100, se ti voglio fare il 20%, 80 di euro e 20 di moneta complementare, tu questo 20, ripeto, lo vai a recuperare, risolvendolo. Lo puoi ricevere. Certo, lo puoi far rigirare nel sistema e ci saremmo liberati di un problema che già a partire da domani
un'azienda abbastanza forte farà il Black Friday, il Saturday, e poi ci sarà un altro che partirà, e tagliando proprio all'origine il problema. E quindi dico che, oppure una delle situazioni che avverto è che aziende strutturali, che c'erano magari 20 dipendenti, 30 dipendenti, cosa ti chiedono? Senti, io per superare il problema, per aiutare i miei dipendenti, non ci consideravo un momento di stipendio, perché è un momento di crisi, perché voglio dargli dei soldi in più, vengo da te e mi dicono, bene, me la fai una tessera sconto per i miei dipendenti? Per cui sanno i miei dipendenti che se vengono a comprare un frigorifero da te, tu gli farai il 5%. In effetti stanno scrivendo 1000 euro, però 50 euro lo risparmiano. Questo è un 50 euro di potere d'acquisto che si ha solo in forza del fatto che io appartengo a un'azienda. Lo fanno le palestre, lo fanno tutti. Anche questo risolve. Cioè io creo un circuito di monete complementare in cui parte del tuo stipendio, che sono il sistema di incentivazione piuttosto che il raggiungimento di obiettivi, te lo do in moneta complementare e tu ce l'hai in tasca e puoi spenderla come vuoi, come ci cioè, mangiare la pizza, ci fa carte, ci fa sorvegire, ci fa la televisione, ci fa carte a cravatta, cioè immetti il massimo, poi sarebbe poter pagare una parte della tassazione comunale anche con moneta complementare. Questo perché? Perché faciliterebbe il passaggio al secondo step. Perché se c'è un comune, quindi un'attività pubblica, che mi riconosce addirittura la possibilità di pagare tributi locali con moneta complementare, diventa una moneta ancora più forte, perché si se diciamo, a un certo punto se l'azienda tizio non ne accetta più perché la mattina si alza e decide di non accettarne più, cosa me ne faccio? Hai la garanzia che per esempio il comune parte del tuo tributo locale te la possa pagare con diventa più credibile, cioè quando c'è certo, diventa più credibile quando mi fa vedere non posso intervenire, però certamente noi la moneta sconto possiamo farla partire immediatamente, cioè noi significa che se stasera io, Giorgio, Bruno eccetera eccetera eccetera, eccetera decidiamo la fedele di carte, come la fedele di carte, anziché farla solamente nel mio punto vendita, estenderla anche. Perfetto. Quindi si amplifica, Scusate, questo è sostanzialmente lo stiamo facendo noi come CNE, abbiamo la CNE Cittadini Carte, non so se ne avete sentito parlare, cioè tutte le aziende che aderiscono a questa la CNE Cittadini Carte, c'è un circuito a livello nazionale. Decidono di fare un X sconto a chiunque gli presenta, basta gli presenti solo la tessera, dall'abbigliamento ai negozi, qualsiasi attività, artigiani o commercianti. Quindi noi cosa facciamo? Prima abbiamo fidelizzato una serie di aziende che hanno aderito a questo circuito a livello nazionale. Ora stiamo vendendo, perché tanto ci costa 20 euro che se ci recuperano in poco tempo se viene utilizzata la scheda, a tutti i cittadini, a tutti i nostri associati o ai liberi cittadini, pensionati, chiunque. Io ho la tessera CNE Cittadini Carte, vado in una profumeria a Ragusa e ho il 20% di sconto, quindi ho già. Poi me ne vado a Roma, c'è un B&B convenzionato e ho un altro 15% di sconto, ce lo posso giustamente dare, quindi sostanzialmente è questo il problema. Però che abbiamo non è esattamente così, cioè, perché però il concetto è perché tu in questo caso che cosa fai forza su massa critica, sì, andando ad incidere sempre sul margine operativo di ogni singola attività. In questa iniziativa tu invece non solo non incidi sul margine operativo del
della singola attività, quindi, ma immette nel circuito moneta in più, che è quella che ti serve a sviluppare, certo, ci serve a sviluppare più ricchezza. In quel modo sì, deve superare la prima fase. Deve superare la prima perché fase. Perché quando io vengo da Bruno e Bronx sì, e compro un televisore 100 5 euro, 5 monete complementari, io me le devo prendere. Tu te le devi prendere, sì. Però all'inizio non batte di verso riuscire 100 meno 5, ne esce 95. Tu ne esci 95, capito? Tu ne esci 95 e 5. Comunque il problema non si pone il fatto dell'inizio, perché uno non inizia se sei in 5. Certo. Si inizia quando, se per esempio si decide che questa era stata già prefigurata da Giorgio, non pensare che domani mattina puoi partire, ovviamente, però mi lo sta specificando anche adesso. C'è un lavoro, c'è un lavoro dosino di quello che sto facendo io adesso, no, però lo sto facendo in maniera più organizzata, però nella chiacchierata normale, cioè se uno sentirà parlare o se leggerà su internet moneta complementare, non sarà più una cosa astrusa, ma sarà una cosa, ci inizia una cosa che possiamo fare. Beh, e poi sì. No, a questa io dico di costruire perché c'è tolto, pensano appunto cose in nero, cose no, io moneta non legale. L'ho letta appunto questa moneta del grano che. Sì, questo per esempio è uno, ma io per esempio vi faccio un altro esempio, cioè, questo è il grano, corrisponde a questi requisiti che abbiamo. Sì, 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 però una piattaforma ancora non so se ce l'abbiano, quindi la moneta sconto era quella sconto, sì, no, quella era più ragazzi, perché cioè, giravano con il camper in tutta la Sicilia per promuovere, per significare che quindi quella sconto posso dire sì, sicuro, perché però se adesso in luce dei possibili sviluppi, perché ci sono sia Tramacca sia altri posti che stanno cominciando ad essere sensibili anche i sindaci, anche eccetera, quindi la piattaforma la faranno sicuramente, ma questa è una, però noi dobbiamo, come si dice, innamorarci di una, poi uno prima vede la città cosa ha di bisogno, quante attività commerciali ci sono per esempio di tipo di un certo tipo, una tipologia più che rispetto a tutte le altre, rispetto a quello che potrebbe diventare anche in un piccolissimo prossimo futuro. E allora sappiamo se serve più a competenza, io non sceglierei, come diceva Giorgio, prima parto da quella, perché poi anche si fa uno studio e si vede quale è meglio far partire, però parte quasi praticamente immediatamente, se si hanno gli strumenti giusti. Cioè se uno deve andare a spiegare, io perché siccome parlo con dei commercianti, faccio anche un'analisi un pochettino storica, vi do dei dati eccetera, però non è che si può andare a parlare di deflazione, di aumento massa monetaria circolante, tutti gli altri, cioè magari non serve, no? Allora serve, c'è una piattaforma, io ci sono già iscritto, tu puoi fare moneta a compensazione, puoi fare come si ha, se ti iscrivi già tu sai, soldi in più, ti danno già, per esempio uno è in rete di mutuo credito, che già attiva, sono pochissime centinaia ancora di persone in tutta Italia, questo significa potendo mettere la persona che si chiama, sicuramente poi mi vedrà, Paolo Tintori, disponibilissimo, il responsabile dell'iniziativa, disponibilissimo a dare tutte le spiegazioni, per esempio interfacciandosi con CNA oppure con l'associazione commercianti, ma stanno cercando di entrare anche nei comuni. Io volevo sottolineare una cosa che ha detto Bruno Azzarelli, cioè darebbe credibilità, cosa detto? Cioè il fatto che il comune partecipasse non è tanto il fatto che l'ente pubblico è generale, sì, un ente più che ha portato di mare un comune, non credo, sì, che no, perché perché il grano possono fare possibile, no, il grano per esempio a livello regionale, cioè vorrebbero far partire, credo che la forza sia invece quanto più locale possibile, perché ecco, dobbiamo sottolineare questo, perché significa immettere moneta nel tuo ambito locale, okay. Quindi siccome la forza della moneta complementare sta nel fatto che deve esserci paradossalmente un momento di crisi, perché se i soldi ci sono, il problema non ce ne sono, cioè, se io ho soldi in tasca e pago, il problema esiste quando io soldi non ne ho, e allora mettere questi soldi del monopoli aiuta. Secondo, pensavano che aiuta certamente a consumare locale, perché se io posso comprarmi
le uova locali, perché ho una relazione che quel signore prenderà per metà moneta complementare locale, piuttosto che verdure, piuttosto che prodotti o non multinazionali, i cui soldi poi vengono portati in altri posti. Ma obbligatoriamente questo sistema è un sistema che può essere accettato soltanto in maniera artigianale, e quindi vai a parlare con una confinato, quindi la forza di questa moneta sta proprio nel limite che noi ci poniamo. La limitatezza è il suo forte. E per forza, poi che questo limite non necessariamente deve essere una strada, un quartiere, una città o un territorio, ma potrebbe essere la provincia di Ragusa, come potrebbe essere, perché io la immagino onestamente sud-est. In questo momento sì, sud-est, cioè, però siccome per partire non bisogna essere in tanti, altrimenti io la immagino oggi quasi esclusivamente su porzione del nostro territorio, non necessariamente su tutto il territorio, porzione del nostro territorio dove si può pagare con questa attività, e poi via via far crescere, perché ci saranno altre iniziative a Scicli, altre iniziative a Ragusa, altre iniziative a Pozzalla, Ispica, eccetera eccetera. Ma in cui c'è una certa Russia diventa lievito per tutti gli altri. E penso che questa cosa potrebbe ancora funzionare di più nei paesi tipo i nostri ad alta vocazione turistica. Perché quando il turista soggiorna una settimana, gli ultimi due giorni, come quando io me ne vado in giro in Egitto, e le monete che ce le devo spendere. Quindi diventa molto più veloce man mano certo, sì. Infatti è questo, quello, cioè, entrando nei meandri perché io vi dico, poi in maniera fideistica, in questo momento potete solo darmi fiducia che dove parte la moneta complementare funziona. Se dobbiamo entrare in tutti gli ambiti del perché funziona, è uno questo motivo, per esempio tu dici, quindi volti considerate il costo, uno quello fondamentale è quello che ha detto Giorgio, cioè nel senso che se uno ha un pezzo di carta e un euro in mano, intanto mi libero del pezzo di carta, l'euro te lo tieni in tasca, dovrò spendere questo pezzo di carta solo nel locale, quindi fra un formaggio della, ora non voglio fare nomi cioè, è un formaggio locale, oppure fra un qualche cosa che può essere riprodotto anche qua, uno cerca di liberarsi della moneta che non serve, che non vale, cioè quella complementare non te la tieni in banca perché non c'è neppure una banca, c'è una piattaforma e neanche te la porti a Torino e non te la puoi portare a Torino, non te la puoi portare, quindi aumenta per la vorticosità e per la località. Quindi la moneta sconto, giusta l'obiezione che ti ha fatto Giorgio, è uno sconto in cui si perde, lo so, ovviamente tu sai, quindi la conosco benissimo, però qua si tratta che essendoci pochissima moneta in circolo, per tutti i motivi che abbiamo insinuato, fatto relazione su cui eccetera, serve mettere massa monetaria in più, almeno servirebbe un 20% 30% di massa monetaria in più. Ora o la chiamiamo a sconto, la chiamiamo complementare a compensazione, oppure io mi voglio fare, ecco, allora per non mi allargo più tanto, sennò poi diventa lunga anche la prima presentazione, ce ne andiamo non stufi della discussione. Vorrei, dato che siamo in associazione commerciale, quindi lo dico al Presidente, però ovviamente anzi siete il Consiglio di Amministrazione, se vi poteste fare anche diciamo la toga nei confronti dell'amministrazione comunale di questa intenzione. Noi avremmo un'intenzione, perché io so che lo so per certo, sono sensibile a questa cosa. Questa è una cosa che stavo dicendo io, se tu come promotore l'hai portato avanti qua in associazione, se ti è venuto in mente di darla in pasto. Ne abbiamo parlato, è l'iniziativa. Sì, Bruno. Io pensavo, stavo facendo la domanda. Onestamente ne abbiamo parlato. È una proposta contro l'associazione. È una delle attività che volevamo fare era questa, però. Per un reciproco modo di pensare che abbiamo trovato nel ragionare, siamo partiti invece da una considerazione in ciò che possiamo fare noi, cioè noi come attori economici
questa realtà, cosa possiamo fare? Possiamo fare la moneta sconto? Partiamo con questo. Il resto verrà dopo, perché in attesa di fare la cosa perfetta, che il comune ci dica di sì, che possa, che eccetera eccetera, a parte che si realizzerà forse in tempi molto lunghi e probabilmente neppure si realizzerà. Invece attraverso questo strumento, che vuole essere uno strumento leggero di marketing, ma in effetti introduciamo un elemento dirompente di economia, diventa una cosa che può partire con un'immediatezza e portare dei risultati subito. Poi anche, in un certo senso, regalarla ai turisti che vengono questa moneta. Perché noi tutti che cosa facciamo? Ma fai una carta, perché se vengono i turisti da te hanno lo sconto. Il turista intanto è sicuro che vuole comprare? Dove è scritto che il turista deve comprare? Due, gli sto dando un'opportunità io, togliendola da altri miei colleghi, e sta cosa funziona fino a un certo punto. Il turista sto regalando un'opportunità che non è che è strutturata, per cui se io lo stessi vendendo nelle agenzie di viaggio ci viene a modica e risparmio il 20%, allora avrebbe senso. Invece è qua, e in più gli sto regalando qualcosa che probabilmente neppure utilizzerà. Cosa diversa invece è quando io gli do questa moneta, soldi, spendili, questi sono soldi veri, cioè tu avrai un risultato economico subito, fai colazione e paghi un euro il cornetto e il 50 centesimi il caffè, 1,50 euro, sembra 1,50 euro ti costa, però domani mattina che rimango con questo tarì che mi viene da possesso, non può essere con questo tarì in tasca, ma probabilmente un caffè in più te lo prendi, cioè sì, io non minimizzerei con il caffè, anche devi abbastanza immettere meccanismi affinché il consumo possa aumentare. Come diceva giustamente Giorgio Piccionello, se ho su moneta straniera, prima di andarmene la spendo, e questo è una cosa verso la quale noi dovremmo iniziare a riflettere, a lavorare. Ne sappiamo di più. Anche Giorgio, per esempio, non vuole essere un rimprovero, aveva invitato anche altre confederazioni. Sì, quindi può proseguire questo invito, nel senso, per lavorare anche. Ma guarda, io credo questo, Giancarlo, così con questa magari concludiamo, sì, che sì. La fase degli inviti è una fase che arriva fino a un certo punto, perché le sensibilità, io non voglio criticarle, cioè se non ci sono, non ci sono, ma perché è come se a me, io ti dico una cosa, se mi invitano a una situazione in cui è importante dall'altra parte, ma io non ho la sensibilità perché non ho né onniscienza né mi occupo di tutti di tutto, è chiaro che non partecipo, non per sminuire, ma proprio perché non so di cosa stiamo parlando. Fra mille impegni, all'otto e mezza di sera, alle 9, dopo un giorno di lavoro, sei stanco. Se invece noi, peraltro non è manco uno spogliarello, benissimo, se invece noi riuscissimo a dimostrare, perché poi l'imprenditore è un animale economico per eccellenza, quindi noi dobbiamo fare vedere cose concrete, bene, quindi noi dobbiamo trovare uno sforzo invece, fare lo sforzo a farla partire questa cosa e a far vedere che è una cosa vera. Probabilmente poi avremo il problema al contrario, ma io voglio partecipare, purtroppo non è possibile, oppure per fortuna non è possibile, perché in questo meccanismo noi abbiamo già riempito il contingente dell'abbigliamento, piuttosto che di questo, cioè un certo grado di esclusività bisogna darlo, altrimenti non abbiamo fatto niente, altrimenti fermo restando che con questo non è che abbiamo trovato la soluzione alla crisi, un'altra cosa, cioè noi parliamo sempre di aziende sane, di aziende in grado di poter affrontare l'argomento economico, però è qualcosa
che anziché sconto ribalta il concetto da sconto a tu risparmi con il consumatore e io non perdo, anzi ne guadagniamo tutti, proprio è radicalmente al contrario il pensiero, partendo da questa, io sono per la politica dei piccoli passi, poi perché probabilmente sto iniziando ora questo processo e quindi la vedo in maniera più diretta, tu che hai fatto un percorso un po' più ampio, hai esperienze diverse che puoi portare, già sei leggermente più avanti, però siccome non è un aspetto teorico, ma deve essere un aspetto pratico, vediamo di incontrarci per farla partire. Grazie intanto Giancarlo per la partecipazione. Si chiamerebbe l'Urbe, ma non è la stessa. Poi, sì, spero. Bene. L'applauso ce l'hanno fatto, no, promesso. Allora, per voi. Grazie a voi. Non è, grazie. È una sì, è complesso. Complessa, complessa.